giornata storica per Napoli, perché si apre uno snodo fondamentale per il trasporto pubblico dell'intera area metropolitana, perché stiamo qui alla stazione di Napoli dove arrivano i treni. Da adesso finalmente si può cominciare a ragionare su un trasporto veramente efficiente, efficace. Di tutte le stazioni della metropolitana, questa era la più attesa dal punto di vista funzionale, poiché significa potersi avvalere di una linea unica che collega l'intera opera, direttamente da Piscinola a Piazza Garibaldi. Entrerà in funzione a regime il 30 di dicembre ed oggi si è svolta la cerimonia di inaugurazione alla presenza del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Mettere in collegamento la stazione, il cuore del collegamento tra una città e il resto del paese, alla città stessa. Si possono realizzare grandi opere, si possono realizzare opere importanti da un punto di vista degli investimenti, dal punto di vista infrastrutturali, e si può anche fare delle cose belle, delle cose che ti fanno aprire il cuore. Fare quel passaggio alla stazione di Toledo ed arrivare qui alla stazione di Garibaldi e avere quel richiamo della bellezza, della grandezza di Napoli, il mare, i colori, questa stazione che ricorda evidentemente anche il contenuto e la qualità culturale e storica della città, credo che sia un bel segnale per voi, ma è un bel segnale anche a tutto il paese. Ed il pensiero corre già al futuro prossimo. Venerdì 6 dicembre sarà approvato dal CIPE il finanziamento di altri 600 milioni di euro per continuare i lavori che chiuderanno il cerchio e porteranno finalmente la metropolitana fino all'aeroporto di Capodichino. Questa è veramente strategica, finisce la navetta, c'è un viaggio che va da Garibaldi fino a Piscinola per 30 minuti, un treno ogni 7-8 minuti, una rivoluzione, si prevedono 150.000 utenze al giorno, l'abbiamo fortemente voluta, così come abbiamo fortemente voluto l'ulteriore finanziamento che il governo ci ha assicurato, ci consentirà di arrivare sino all'aeroporto coprendo l'area orientale. Questi sono fatti e non chiacchiere, quindi siamo molto molto soddisfatti di questa giornata storica per la nostra città.